Perdonatemi, rubiamo un attimo lo spazio a questa cerimonia, all'occasione di questa commemorazione per la festa patronale, per inserirci con una iniziativa che invece è in corso da parte della Guardia di Finanza. Quest'anno per noi ricade il 50° anniversario della scomparsa di un nostro commilitone, il finanziere Zara, originario di San Felice, che morì il 17 dicembre del 73 all'aeroporto di Fiumicino. Nell'ambito delle celebrazioni, la commemorazione di questo evento, noi abbiamo organizzato una staffetta che parte proprio da San Felice, è partita ieri da San Felice e arriverà a Fiumicino il 17 dicembre, il giorno della commemorazione. Il testimone di questa staffetta sono queste fiamme che abbiamo fatto realizzare da un artigiano molisano e che verranno apposte sulla statua di Zara, che è alla caserma di Fiumicino. Abbiamo voluto ricostruire un po' idealmente il percorso di questo ragazzo, che poi in realtà è il percorso che ognuno di noi, soprattutto chi svolge un ruolo pubblico, una funzione pubblica, gli appartenenti alle forze di polizia, i colleghi delle forze armate, ma anche tutti gli amministratori locali che svolgono il proprio servizio, prestando il giuramento, osservando le leggi. E quindi in qualche modo la storia di questo ragazzo, partito da un paesino sperduto del Molise, che ha trovato compimento del proprio destino prestando servizio sul luogo di servizio, ci deve ricordare un pochino qual è il nostro destino, tra virgolette, ma soprattutto qual è la nostra funzione. Ci è sembrato doveroso, quindi, da questo punto di vista, mettere in piedi, chiamiamola così, ricordatevi questa affermazione, questa ricorrenza, per offrire a ognuno di noi l'occasione per riflettere. Il percorso sta seguendo le città nelle quali c'è un comando della Guardia di Finanza. Per il Molise io ho voluto che toccasse tutti i comandi, quindi ieri siamo partiti da San Felice e siamo arrivati qui a Termoli, oggi passiamo da Termoli per arrivare a Larino e proseguiremo Campobasso, Isernia, Penafro, per poi lasciare il testimone ai colleghi del Lazio che proseguiranno questo percorso per arrivare a Fiumicino. Ho rubato un po' lo spazio, in realtà questa è una cosa, però noi siamo termolesi, i colleghi del Roan, i colleghi del territoriale lavorano tutti i giorni insieme alle altre forze di polizia, agli altri colleghi, per garantire a questa società, a questa collettività, quella libertà che difendiamo in modo evidente. Noi, insomma, con i mezzi, anche la capitaneria, siamo abbastanza appariscenti da questo punto di vista, ma anche in modo silente. Mentre noi stiamo celebrando questo momento, c'è qualche collega anche della polizia locale che sta garantendo il traffico, sta tutelando i servizi, sta rispettando, facendo rispettare le leggi, per consentire a ognuno di noi di poter esprimere liberamente il nostro essere e vivere in condizioni di libertà. E quindi è un momento, credo, importante per poter pensare anche a queste cose, insomma. Quindi scusate se ci siamo intromessi, adesso partirà la staffetta con il colonnello Castellaneta, che ha voluto partecipare, e prenderà poi la via diciamo verso Larino. Non sarà lui, non farà tutta la tappa lui, ma ci sono anche altri staffetti. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e per averci consentito di condividere con voi questo momento e di partecipare idealmente alla nostra staffetta. L'anno prossimo poi, se qualcuno vorrà correre con noi, insomma, ci farà molto piacere. Grazie. Non ho rubato niente, hanno allargato lo spazio, no? Ecco, perciò è un segno bello quello che vediamo, ecco, ed è sentiamo, a parte che è il nostro conterraneo, assolutamente. Per cui lo sentiamo partecipe, ma anche tutti voi della finanza, ma anche tutte le forze dell'ordine che ci custodiscono in un certo senso e favoriscono la nostra convivenza, fanno parte della nostra storia e della nostra quotidianità, perciò volentieri benediciamo questi segni, ecco, perché il Signore vi accompagni in questo cammino, ma soprattutto, ecco, ci aiuti a onorare questi martiri, magari, ecco, che sembri involontari, ma nel giuramento c'è già la possibilità del martirio. No, ecco, allora, bisogna onorarli, no? E vi ringraziamo anche di questa iniziativa, perché la sentiamo, avete avuto attenzione per un figlio di questo territorio. Il Signore benedica questi segni del servizio e accompagni tutti quanti, da questi segni sono guidati nel servizio della comunità. Amen.